Allora, per aprire questo pomeriggio di Freelance Camp ho con me Giuseppe Lanzi, che recidivo. Come dicevo è con recidivo, è con noi dall'inizio. Sì, qui non siamo al Boca Barranca, ma direi che Roma vale la pena anche lei, e comunque anche qui il Freelance Camp sì, l'ho sentito molto vivo, molto, molto carico. Ci proviamo. E devo dire che ci sono due cose che mi hanno colpito molto oggi e le voglio sottolineare, perché Angela, il tuo speech è stato veramente notevole, con Don Quixote credo che sia... già questo bastava il viaggio. E poi mi ha colpito invece la presentazione di come fare il preventivo, che non è un preventivo. Ecco, io credo che lì, e lo parlo da imprenditore, perché io sono rappresento un'azienda, non sono un freelance, a volte mi dicono che ci vai a fare al freelance camp, ci vado a imparare, vengo a imparare, perché oggi credo che quello speech abbia dato veramente il punto di vista delle aziende. Le aziende non comprano, io a me quando arriva un preventivo con la lista dei prezzi e delle ore non, mi viene mal di pancia, non c'è niente da fare. Quando mi si fa vedere l'obiettivo, e qui avete una specialista, perché con lei Miriam è nato con dei progetti, noi ci siamo conosciuti, il freelance camp è anche questo, cioè dei rapporti che iniziano al Boca Barranca, diventano professionali, diventano umani. Io qui vengo a trovare degli amici, cioè ce li ho in prima fila, ci sei te, c'è dietro la regia Fabrizio e tutti quelli di Vudio, per cui sostanzialmente io oggi sono a imparare, ma sono anche un po' in vacanza. Molto bello, anche noi. Per cui io vi ringrazio del vostro impegno. L'ho detto la prima volta, lo ripeto ancora, i freelance, anche se non se ne rendono conto, sono delle aziende, si interfacciano con delle aziende, imparate a vedere come ragionano anche gli imprenditori, perché a volte c'è questa mancanza di comunicazione. Voi qui parlate tutti, siete tutti esperti di comunicazione, ricordatevi che una delle etimologie, ma Angela ci insegnerà, una delle etimologie della parola comunicazione è azione con, agire con, quindi a fare le cose insieme. Se voi riuscite a raggiungere questo scopo, le aziende le avete ai vostri piedi. Grazie e buon lavoro. Grazie Giuseppe. Miriam Bertoli. Allora, grazie. Beh, allora intanto comincio dicendo che oggi non parlerò di marketing, ma porto insomma, un contributo che ho messo sotto il cappello di finalmente altri consigli non richiesti per le mamme. Perché siamo tutti molto, diciamo, generosi con i consigli non richiesti per le mamme, ne aggiungo uno strato in più, che è proprio, sono quelli professionali per le mamme freelance. Allora, andiamo un attimo indietro nel tempo, parto un po' da lontano. 17 dicembre del 2005 nasce Viola, meravigliosa, piccolina, tenera, adesso ha 13 anni, critica le mie stories su Instagram perché dice che non le so fare. Io ero dipendente e quindi quando abbiamo avuto insomma, questa lieta novella vado dal mio capo, gli dico guarda succede questo e quest'altro, ah c'è bene, festeggiamo, poi vado dalla segretaria e... dico, c'è questa lieta novella, ma non ti preoccupare, parlo io con la consulente del lavoro, sistemiamo tutto, ti faccio sapere che carte servono, benissimo. E così è andato, ogni mese arrivava quel bel bonifico per la parte, diciamo, di maternità. E dal punto di vista professionale, allora, un disclaimer che mi sono dimenticata di farvi, vi porto la mia esperienza, siccome su questo argomento, come la dici, sbagli, perché se allatti in pubblico sei una zoccola e non c'hai un minimo di decenza, se non lo fai ti fai condizionare, invece dovresti. Quindi poi prendete quello che vi racconto e poi ognuno se lo curva sui suoi principi, la sua visione del mondo, della vita professionale, eccetera, eccetera. 13 dicembre 2016 nasce Diego, il biondino, Dieghino Tempesta. E io sono invece freelance a quel punto. E cosa succede? Non ho l'ufficio da cui andare e dire guarda, vado in maternità, no. E allora ho cominciato un percorso con delle cose che ho imparato, che sono quelle che vi porto qui oggi. Non dirai perché questo? Perché secondo me c'è bisogno di parlarne, ok? Perché poi quando alcune amiche o conoscenti hanno visto il titolo dello speech hanno detto ah bello, interessante, anch'io sto pensando, sì, no, forse, ma posso, come funziona, è rischioso, poi perdi il lavoro. E allora ho detto, vabbè, raccontiamo come è andata a me, perché alla fine quello posso raccontare. Numero uno, quindi, il passaggio importante anche qua, sono un po' insomma una deformazione professionale, ma è progettare quello che
pensate che dovrà succedere. Quindi non farsi portare dagli eventi. Quindi decidere, per esempio, se volete fare un periodo di maternità in cui vi prendete effettivamente una pausa dal lavoro, oppure se volete fare un periodo in cui continuate comunque a lavorare. Perché dico decidere, progettare, non farsi portare dagli eventi? Perché altrimenti decide qualcun altro, decide il cliente che vi chiede di continuare a lavorare oppure no, e poi mi va bene, non mi va bene, a quel punto lì puoi solo andare in risposta, no? Non hai in qualche modo costruito il tuo, quello che vuoi ottenere come percorso. E questo vuol dire anche prevedere quanto si vuole continuare a lavorare. Io quello che ho deciso di fare, e qua vengo al secondo punto interessante, è continuare a mantenere pochi clienti ma buoni, il famoso 80-20. E non è facile decidere, perché come faccio a sapere su che cosa concentrarmi? Io per esempio ho fatto una scelta e ho mantenuto nel periodo, diciamo, di maternità, quello lì dove devi correre, non sai se hai dormito, quelle cose lì, due progetti, i più grossi che avevo in corso, che sono progetti dove c'era dall'altra parte un team molto, come dire, abile nel lavorare a distanza, perché sono due multinazionali, quindi sono già abituati a lavorare a distanza, e se potevamo fare una conference call, per loro non era una cosa straordinaria come magari per l'imprenditore che è piccolo, che ti vuole lì fisicamente. Sono aziende che pagano puntuali, e a seconda, insomma, per quello che vedremo fra poco, è un altro elemento molto importante, sempre, okay? Ma in particolare in alcuni periodi della nostra vita professionale. Questo era per clienti che pagano puntuali, grazie. Il cuore. E poi belle persone, per cui anche se stavo un po' stropicciata, perché non avevo dormito di notte, non erano quelli che subito cominciavano, ma come mai? No, insomma, persone che si andava subito al sodo, sulla sostanza, e anche, diciamo, comprensive nel caso in cui ci fossero dei cali in un momento poi da recuperare comunque. Quindi quello che ha funzionato per me è capire dove concentrare le energie in un momento in cui, per quanto uno sia Wonder Woman, io non sono Wonder Woman, ma è un momento in cui deve avere energie extra per fare anche dell'altro. E questo altro a volte non dorme, e, insomma, giustamente ha bisogno del suo tempo e della sua, insomma, di essere centrale in quei mesi lì. La terza porta a, ancora soldi, scusatemi, tratto il tema, diciamo, in una maniera forse poco romantica, ma per freelance è interessante come argomento, posto che con figlia numero uno non era un problema, nel senso che io sapevo esattamente che ogni mese, il giorno X, c'era quel bel bonifico. No, IMSS non è amico dei freelance. Salutiamo Boeri, a cui ho scritto anche di recente, perché non sai quando e non sai quanti. In particolare, l'INPS deve ancora recepire tutte le modifiche che il Jobs Act ha previsto per i freelance, tra cui la non obbligatorietà di smettere di lavorare nel periodo di maternità. Okay? Questo negli anni più recenti. Quando ho fatto io domanda per la maternità, ho dovuto dichiarare a fine di questa procedura che non ero imparentata con il mio datore di lavoro. Questo mi ha generato anche un attimo di scissione della personalità. Perché non capisco. Comunque va bene, dichiaro, perché altrimenti non andava avanti. E poi non sai quanto. Okay? E qui però ci sono due grandi amici. Il primo è il commercialista, che deve essere bravo, deve capire che cosa fate, e vi deve guidare in cose molto semplici, per esempio far sì che la base imponibile su cui verranno calcolati i contributi, insomma, che poi riceverete come maternità, sia il più alta possibile. Quindi se c'è da spostare una fattura due mesi dopo, perché quella fattura lì va a fare gruzzolo su cui è calcolato l'80%, ve lo deve dire il commercialista. Questa è tutta un'altra serie di indicazioni importanti. E l'altro grande amico è ACTA. Non perché io voglia associazione consulenti terziario avanzato, c'è qualcuno qua di ACTA? Sì. Si palesi, ecco, fantastico. Perché sono stati veramente, cioè c'è qualcuno in Italia che sa come muoversi in quella bestia che è il portale dell'INPS, e ha tutti gli ultimi aggiornamenti normativi, più di qualsiasi altro commercialista che, per quanto bravo, non è specializzato
nelle tematiche del professionista in gestione separata che fa attività come le nostre, che già sono difficili da spiegare. Se c'è qualcuno, ripete ACTA, e quindi con ACTA abbiamo fatto, in particolare ricordo un momento seduti insieme a Samantha Boni, che non ringrazierò mai abbastanza, fuori dallo IULM, su una panchina, avevo appena finito di tenere una lezione, insieme abbiamo compilato tutta quella procedura a ostacoli che è la richiesta. E quindi qui quello che ho imparato è che sì, benissimo, bisogna andarsela a cercare i diritti in quel caso, perché anzi l'INPS è abbastanza ostica da questo punto di vista. Quindi commercialista e ACTA come migliori amici, semplicemente per riuscire ad avere poi quelli che sono previsti per legge come diritti. Altro passaggio fondamentale che mi è stato molto molto d'aiuto: ad un certo punto Dieghino cresce, meraviglioso, so, a 5-6 mesi io riprendo a lavorare. Io ho sempre lavorato da casa, stavo benissimo a casa, avevo il mio studio, insomma, se volevo lavoravo in soggiorno perché c'era il sole a quell'ora lì, allora mi spostavo in soggiorno, basta, fine chiaramente, perché come si fa? E allora lì c'è un bivio, puoi continuare a lavorare da casa, chiudendoti e cercando di tenere la voce più alta possibile mentre fai una conference call e c'è un neonato che piange sotto, o trovando altre soluzioni, ma non regge. E quindi l'altro passaggio è quello di, come dice giustamente Giuseppe, il freelance è un imprenditore, ok? E quindi da imprenditore devi anche investire nel momento in cui c'è da investire. E quindi io ho investito in un ufficio fuori casa e in una coach. Perché? Perché l'ufficio fuori casa è anche mentalmente uno spazio, un momento in cui so che vado lì e ho quelle ore in cui la mia testa è concentrata sulla conference call, sul progetto da consegnare, sulla parte professionale. Poi quando arrivo a casa spengo. Sì, faccio una confessione, qualche volta le leggo le mail, ma non è quello lì il momento in cui faccio cose in cui il mio cervello deve essere, perché non è corretto neanche nei confronti dei miei figli che hanno aspettato tutta la giornata e improvvisamente si ritrovano insieme a una mamma che fa qualcos'altro. Non è, no, insomma, poi tocca pure quello a volte, ma non lo, almeno nella mia esperienza non lo proporrei come un modello, come dire, positivo, ecco, edificante. E due, la coach, perché? Perché tira, sta coperta, già prima era corta, ne parlavamo a pranzo, no? Cioè già prima comunque tenere insieme tutto non era semplice, dopo delle acrobazie che ce le possiamo immaginare, vero? Ecco, anche lui approva perché sa, sa già, vero? Ok. Quindi lì, cioè, io sono arrivato ad un certo punto che non sapevo, paravo colpi, cercavo di non arrivare in ritardo a troppe cose, a mantenere un livello di qualità che è quello che cerco di dare sempre molto alto. E allora ho detto, beh, lo consiglio ai miei clienti di prendersi un coach, però io non lo devo prendere anch'io. E quella è stata veramente una svolta, per cui adesso ho una business coach bravissima che mi segue ed è un po', diciamo, la guida, cioè, è come se ci fosse qualcuno, che però lo fa di mestiere, che mi accompagna nel definire le priorità, nel sapere che se concordiamo che per me è prioritario, che ne so, sfruttare al meglio la partecipazione a quell'evento, come quello a cui ho partecipato a settembre a Boston, ho qualcuno con cui costruisco questo piano e non è qualcosa che è lasciato al mio tempo libero o alla mia buona volontà della domenica mattina in cui, barba a tutti, comincio il progetto come voglio sfruttare quell'evento lì. Quindi l'altro passaggio importante è investire. Per qualcuno può essere, che ne so, investire in una macchina per arrivare più veloce al lavoro e cose di questo tipo. Quindi considerare anche che è il momento in cui alzare l'asticella. Non dà tempo ancora, Ale, più o meno? No. Due ore? Vai. Non ci ho guardato. Due ore? Ok. Ha sempre ragione, l'anzi. Ah, va bene. Oh, scusa. E poi che adesso ho perso il filo, mannaggia. Business coach, ok. Quindi sì, investire se posso, come? Priorità, grazie. Decidere che cosa per noi è prioritario è un altro passaggio, e in questo io per esempio ho trovato prioritario per me non scomparire.
che non vuol dire essere, diciamo, sempre presenti a, però se avete progettato di, c'è anche qualcuno che dice, ah, io cioè, scompaio, non me ne frega niente, dopodiché ricomincerò. Okay, io ho anche colleghe che hanno fatto questa scelta, quindi hanno tirato giù la serranda per i mesi che hanno reputato, insomma, utili, interessanti, e poi l'hanno tirata su. Secondo me questo richiede troppo sforzo, o meno nella mia testa avrebbe richiesto troppo sforzo, perché quel ripartire dopo in un settore veloce come il nostro, la fatica che ti devi rifare, no? A, non solo a ritrovare dei clienti, ma anche a rientrare, insomma, per esempio parlo spesso ad eventi, rientrare nel giro di quelli che vengono invitati a parlare ad eventi di settore. Quindi quello che ho fatto e che credo che abbia funzionato è quello di non sparire completamente, quindi continuare a raccontare iniziative, continuare a fare dei corsi, quindi rimanere sul pezzo e non sganciarsi completamente da tutto quello che funziona nel settore. Vi volevo raccontare un'altra cosa importante che ora mi sfugge, ma ho gli appunti. Allora, ce n'era un'altra che era davvero, come dire, quella giusta. Beh, poi vi devo raccontare anche delle cose che non hanno funzionato, se no non vale. Sì, allora vi racconto quelle che non hanno funzionato, ve la racconto così. Vado ad un corso in presenza di persone che avevano già partecipato a un corso online, non mio, un corso che ho tenuto per un ente che organizza corsi di formazione. Durante una pausa mi si avvicina un signore con un marcato accento del sud, mi fa, dottoressa, ma lei ha un gatto? Io guardo, dico, sì, come fa a sapere se ho un gatto? Perché sa, nel corso online si sentiva ogni tanto miagolare. Momenti di gloria. Cos'era successo? Con Dieghino di poche settimane, io ho preso un incarico che con il senno d'oggi non avrei mai dovuto prendere, cioè la registrazione, quindi la preparazione di tutti i materiali e la registrazione di un corso online. E quando è che lo facevo? La mattina prestissimo, prima che il resto della famiglia si svegliasse. Quindi mi chiudevo nello studio e cominciavo, parlavo. Il gatto sentiva tutto questo. E mi diceva, ma con chi stai parlando lì dentro quest'ora che ci fa ancora buio? E miagolava da fuori dalla porta. Io non mai avrei immaginato che si sentisse questa cosa nell'audio registrato. E invece sì, ecco, questo per dire che me lo sarei dovuto risparmiare. Nel senso che sarebbe andata bene lo stesso, cioè sarebbero state cose che potevo comunque riprendere e recuperare in un momento successivo. E torniamo sempre al discorso delle priorità, no? Comunque è un momento in cui il tempo, noi sempre 24 sono le ore, perché non è che ci possiamo inventare di, e in quelle 24 ci deve stare molto altro, e dunque avere bene in mente un percorso e che cosa è prioritario è fondamentale. E l'altra parte fondamentale è circondarsi di persone a carica positiva, ok? Naturalmente partendo dalla persona con cui si decide insomma, di avviare questa avventura, come la chiamano, ma poi in generale, perché appunto ci vuole energia extra, e quindi avendo attorno clienti rognosi o quelli che sempre ti devono trovare il pelo nell'uovo, non è momento. L'amica che gli dice, ma sei un po' stanca oggi? No? Ma mi dice, come posso aiutarti? Allora va bene. Quindi è ancora di più il momento in cui essere molto, come dire, cercare di essere selettivi e cercare di circondarsi veramente di chi ti può aiutare a livello personale e anche professionale a fare un passaggio in avanti e non ad appesantire un momento che invece è davvero bellissimo. Ecco, io ho finito, non so se il tempo ce n'è di più, ce n'è di meno, ma possiamo aprire dopo il dibattito. Grazie.